Perché abbiamo scelto questo posto? Perché è un luogo molto controverso da un punto di vista simbolico. Perché ci interessava intervenire su uno degli elementi che caratterizzano Milano. Un tempo era il simbolo del modernismo, di questa corsa folle a una ricchezza diffusa. È nato come centro direttivo di corporation legati al petrolio. E oggi, diciamo, il segno più emblematico del fallimento di questa ideologia, no? Quindi ha una ricchezza, un futuro di ricchezza per tutti, si è sovrapposto una massa di debiti, di speculatori e di uomini indebitati. Pensiamo che oggi la cultura, l'arte, debba stare dentro la società e ripartire da questi luoghi. La cultura negli ultimi decenni è diventata terreno di finanziarizzazione e di speculazione. Si è speculato sia sugli oggetti, sia sulle vite e sui corpi degli artisti. Da un anno a questa parte il mondo dell'arte, il mondo, anche gli artisti stessi si sono svegliati, cioè stanno partecipando alle lotte, stanno venendo a fare i loro spettacoli, dando il loro contributo in contrasto con quello che è appunto una cultura fatta solo di ricerca di profitti. C'è l'idea di riappropriarsi appunto di ciò che è nostro, come dice lo slogan, e c'è un'idea di cambiare la cultura e l'arte, non più oggetti di speculazione ma soggetti di trasformazione sociale. C'è un processo di autodeterminazione da parte di questa soggettività nuova che si sta muovendo in Italia, del fatto che oggi a Milano sono presenti tutte le città, tutte sono accorse a questa occupazione che in realtà è una riapertura di uno spazio. Questo tanto sventolato slogan della partecipazione o è questa cosa qua? Cioè, o il cittadino capisce che si deve attivare veramente fornendo i processi, dando i laboratori in cui si autorappresenta, a cui poi anche le amministrazioni devono essere al servizio, stando come ai bordi, oppure è solo uno slogan sbandierato che non serve a niente. È questo il progetto ampio che ci diamo? Collettivamente con tutti quelli che vorranno partecipare alla costruzione di Macao. Non stiamo offrendo un servizio di intrattenimento ma un processo. Ci sono delle domande? Sì. Perché Macao? Dicelo tu. Il movimento artistico comune. Autonomo.